Ciao ragazzi, allora sta scendendo il buio, eravamo fuori che aspettavamo appunto che calasse il buio e abbiamo sentito dei rumori provenire da dentro la casa, per cui io direi di incominciare immediatamente l'indagine. Accesi, grandi. Allora, vi ricordiamo che in questa villa si è impiccata una ragazza che faceva parte del personale della servitù del parroco. E quindi vediamo se c'è qualche energia residuale, c'è qualche manifestazione. Lo scopriamo insieme girando la casa, che purtroppo per diciamo, il 70% è diroccata, come vedete. Ok, quindi se c'è qualcuno qui con noi può Può fare brillare questi fare strumenti. brillare gli strumenti o può fare un rumore. Io passerei subito al sensore di movimento e proviamo subito sopra. Non suona? Non suona. Perché? Pistano perché hanno spazzato. Esatto. Perché qua è pulito e i detriti da spostarsi da una parte. E questi, adesso vi faccio vedere, sono i fiori che Molto probabilmente erano provengono dal cimitero al cimitero. che vi abbiamo fatto vedere prima nel sopralluogo. Ok, quindi ripeto, se c'è qualcuno o qualcosa che vuole interagire con noi, lo può fare illuminando questo strumento oppure fare un rumore. Eri tu che facevi quel rumore? Questa è la parte della chiesa che è crollata completamente. Questo è lo scopone che hanno utilizzato Per tirare via i detriti. Come vedete qua c'è una massa. Sì.
videocamera. Un attimo. Piazzerò questa videocamera. Faccio vedere. Questa videocamera. La piazzo qua. Ok, primo cambio di batteria, tanto per cambiare, abbiamo posizionato una videocamera, ok, che punterà sempre, si è spenta, sta registrando e nel frattempo che noi faremo l'indagine si è mossa l'aria. Il sasso non si muove, ecco un pipistrello. Preferisci che la metto lì? Sì, sì, ma dai, posso esattamente dritta. Metti vicino la batteria. Là. Ok. E noi proseguiamo. Con qualche domandina. Allora, Villa Samantha, cara Samantha, se sei qui, puoi illuminare questi strumenti? Se hai voglia di interagire con noi puoi avvicinarti e illuminare le lucine di questi strumenti oppure fare un rumore. Di sopra invece. Di sopra? Sì. Sentito? Sentito? No. Vogliamo andare di sopra se è di sopra? Noi saliamo, eh? Permesso? Leggenda, questa famosa Samantha si sarebbe suicidata. Quindi se c'è qualcuno qui che voglia di parlare con noi lo può fare avvicinandosi a questo strumento.
attesa che tu ti avvicini a questi strumenti. Se vuoi fare la nostra conoscenza, noi siamo Giacomo e Alessandro. Ti puoi avvicinare a questi strumenti? Non ti fanno assolutamente nulla. Puoi prendere energia da questi strumenti. Ma io ho visto qualcosa di strano da giovare. Sono un po' sotto? Sì. Una fessura lì. C'è qualcuno qui che voglia di parlare con noi? O di fare un rumore? O di far suonare il cicalino che c'è di sotto? Come hai fatto oggi? Mi sembra, era nulla, non sono sicuro. Che cosa? Che avrebbe brillato il K2. Però io più che brilli il K2, vorrei avvertire la tua presenza con dei rumori. Facendo suonare il cicalino che c'è di sotto. Pipistrello. Vuoi avvicinarti a noi? Dobbiamo cambiare stanza? Dai, per favore, hai mille modi per poterti presentare, farci capire che sei qui. Puoi far illuminare questi due strumenti, puoi far suonare il cicalino che c'è di sotto, puoi passare davanti alla videocamera che abbiamo lasciato nel secondo piano, oppure fare un altro rumore come hai fatto prima. Pesantissima. Io sento che, non so. Sei qui con noi, qui vicino a noi? Eventuale? Sì. Sì, qui è un bagno perché c'è un vecchio lavandino.
E qui, attenzione al tono, e qui che hai perso la vita, Samantha. Per favore, anche qui, guarda. Ho cancellato della roba. Sì, qua ci sono. Sei qui con noi? C'è qualcuno? Sì. C'è qualcuno qui con noi? Puoi rifare il rumore? Il primo è come se fosse avesse camminato qualcuno sulla grata, come ha fatto il primo. Un altro? Eh sì. Di sotto. Sei qua? Io ci ho fatto ancora il rientro. Poi ci ha fatto ancora il rientro. Dai. Puoi fare un altro rumore, un po' di prima? Io volevo provare un attimino la radio. 5 minuti. Andiamo di sotto, che sembra mi sento un po' più aperto, più... Però è qui che lei... Ma va bene. Perso la vita. Però no, se vuoi andiamo di sotto, non c'è problema. L'aria. Allora, andiamo di sotto. Si è mossa. Non è che sta dura la sedia. Infatti, vuol vedere come la cosa di lui. È curiosa. Ancora lì, si resiste. Hai visto? Oh, era luce nostra questa.
Sì. Però inquadra, sì, qualcosa. Inquadra qualcosa. Sì. È come se vedesse una faccia. Guarda. Eccola, eccola, eccola. Riprendi, Ale, riprendi, riprendi lo schermo. Tieni questa, per favore. Allora, sapete quando la macchina fotografica fa il quadratino per le facce? Lo fa ancora? No. E non era neanche il pipistrello, perché il pipistrello non c'era. Faceva il quadratino come se inquadrasse qualcosa. Vi faccio vedere, vi faccio vedere dove. Qui. All'incirca questa zona qui. Stavolta era più spostato verso la vasca. C'è qualcuno qui con noi? Però vediamo noi se fa il quadrato. Eccolo, l'ha rifatto. L'ha rifatto un sì. Quadrato, non l'ho visto un quadrato. No, però io voglio andare a vedere quel cavolo lì. Ma quando passo io mi fa così? Ma quando passo io mi fa così? No. Sei te che provocavi quelle anomalie nella telecamera? Se sì, puoi illuminare questo strumento? Ale! Sì, 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 ho preso. Grazie. Hai visto che era lui con la telecamera, eh? Puoi rifarlo per favore? Dai, rillumina lo strumento per favore. Ti ha ripreso anche questo di qua. Fa. Adesso lo fa di là il quadratino. Di là? Lo fa in centro della stanza di là. Vuoi prendi questa, prendi questa, prendi questa. Dai, giù dalla colonna.
si è visto palesemente qualcosa che veniva giù dalla colonna. Io so che c'è una spinta, però vogliamo con la telecamera lì. Guarda, 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 adesso l'ha inquadrato proprio, ha fatto il quadratino proprio dove dicevo io. Puoi illuminare lo strumento che c'è lì per terra? Guarda! C'è qualcuno qui? Sei qui con noi? Che voce scattiva. Perché non accendi K2? Ce n'è uno laggiù e uno qui sotto i miei piedi. E uno qui sotto. È vero che sei morta qui? Prima l'hai fatto illuminare. Ti stai prendendo gioco di noi? La stessa voce di prima. Allora, ti ripeto, ci stai prendendo gioco di noi? Sei qui con noi? Ho qualche energia, è qui con noi? Cosa? Il quadratino sempre lì. E allora perché non si illumina il K2 lì? Guarda! T'ho detto io. Allora, io adesso ho posato le camere, mi avvicino lì. Il K2 brilla pochissimo, però nel frattempo ci sono delle anomalie. Tanto le luci lì sono fisse. Ecco. Adesso si è spostato in basso. In basso. Io spero ragazzi che voi possiate vederlo. Lì si muove la luce perché lì sono fisse in basso, adesso non ne sono più, ma si muoveva una luce qui sotto, nella parte sotto da dove c'è la vasca, che forse, forse può fare altro lì, sì. Ok, fare altro lì, sì. Ok, un altro rumore, un altro rumore e non brilla il K2.
delle sensazioni che uno ha, i rumori che si sono sentiti, che si sentono. Delle sensazioni. Esatto, delle sensazioni. Ok, se mi riprendi un attimo la telecamera, io faccio un'altra scansione con la radio per vedere se c'è qualcosa. Un secondo solo. Allora, noi vogliamo solo sapere se c'è qualcosa o qualcuno qui che ci sta, si sta prendendo il gioco di noi, ok? Quindi, per favore, se ci sei, adesso dici il tuo nome attraverso questo strumento, oppure illumini o questo o quello che c'è sul muro. Cazzo, scusate. C'è qui qualcuno, qualche entità? Sì. Sì. Siete molti? Molte? Era il tuo bagno quello? Dove era il tuo quadratino, guarda. Allora, per favore, ci puoi dare la conferma di quello che dicono di questa casa? Tonfo. Illuso. Strano. Va bene, dai, dopo riascolteremo con il... Io farei un attimino un giro di sopra, poi... sensazione brutta, una brutta sensazione, questa casa mi dà una brutta sensazione. Okay. C'è qualcuno qui con noi?
stiamo per concludere l'indagine. Se vuoi darci la conferma ulteriore che sei qui con noi. Sì. Sei tu che fai rumori? Puoi rifare questo? Io se voglio vedere lì dentro cos'è? Lì? Dentro, sì, sotto la finestra. Murato. Fagli luce che vediamo. Sulla telecamera ci riusciamo a vedere. Il bagno murato. Murato. Sia a destra che a sinistra. Strano. È stato io con la pedana di sotto. Allora. Ok. Non ha nessuna intenzione. Togliamo il furbo. Poi controlleremo se... Quindi ragazzi, qui... Io mi so una cosa, scendere lì dal muro. Controlleremo e poi tutti questi quadratini che facevo qui e poi l'ho fatto anche qui sotto. Però dobbiamo rivedere il video e valutare quello che è veramente accaduto. Vuoi che torniamo? Vuoi che torniamo a trovarti? C'è qualcuno di fuori? Okay. Andiamocene. Ok ragazzi, allora scusateci se siamo stati veloci nel chiudere l'indagine, ma veramente avevamo delle pessime sensazioni, non sapevamo rumore, non sapevamo con chi stavamo interagendo, perché i K2 non hanno brillato, ma abbiamo sentito un sacco di rumori, le percezioni erano veramente brutte, per cui quando non si sa con chi hai a che fare è sempre bene non abusare, e noi non abbiamo abusato. Quindi vi risalutiamo, dietro di me c'è Ale, ringraziamo di cuore, veramente di cuore, tutti quelli che si sono iscritti al canale, siamo quasi arrivati a un centinaio in un mese, no?
tutti quelli che guardano i nostri video, tutti quelli che ci scrivono nei commenti i suggerimenti, perché comunque noi, ripeto, che abbiamo incominciato da poco, per cui ci servono, ci serve tutto. E niente, ringraziamo di cuore e alla prossima indagine. Ciao da Giacomo. Ciao da Ale.